negli ascolti, ed è spesso, se ci riusciamo, una televisione di qualità. Ma diciamo il polo Mediaset dimostra anche che c'è una grande fetta del paese, e qui non c'è alcun giudizio né morale né professionale verso Mediaset, che in qualche modo presenta una popolazione meno strumentata, meno attrezzata da un punto di vista culturale, meno attrezzata da un punto di vista proprio economico-sociale. Non è vero che tutte le famiglie possono permettersi le piattaforme, e diciamo quel che è accaduto negli ultimi anni, pandemia, guerra in Ucraina, che sa sappiamo gli effetti che porteranno nella nostra vita, al di là delle bollette, del gas, porteranno sempre questo scarto sociale profondo anche davanti ai media. Quindi io penso che l'interazione della TV generalista con la parte digitale debba crescere sempre di più. Io lo sperimento insieme a tutti i miei collaboratori e ai miei colleghi direttori e vice direttori a metterla in campo. Non è ancora così facile poter raggiungere un risultato armonico, perché quando voi guardate una scaletta televisiva, magari di una rete rivolta più ai giovani, no? Nella composizione, come può essere Rai 2, quando entra il bisticcio digitale, o traduco più banalmente, la parte social insieme alla narrazione che avviene in uno studio televisivo o in un programma televisivo, c'è sempre un po' una distonia. E sul piano d'ascolto, perché noi purtroppo poi siamo legati a questi numeretti che leggiamo alle 10 del giorno dopo, le parti digitali non ancora hanno una capacità di assorbimento degli ascoltatori come fa invece la generalista. E quanto, diciamo, hai distinto un po' Rai da Mediaset, per cui il servizio pubblico in generale, quanto ritieni abbia un compito di rincorrere questo tipo di ascolto? Allora, io vengo preso in giro dai miei vice direttori. Diciamo, il mio proprio più stretto è qui, è Giovanni Anversa, che sta ascoltando Andrea Vianello, che è stato invece nostro direttore. E noi peraltro siamo, appunto, dobbiamo molto la nostra carriera proprio ad Andrea Vianello. Diciamo, non è semplice. Scusa, ripetimi la Sì, nel domanda. senso, tu hai detto i numeretti della mattina dopo ci Ah, no, condizionano. dicevo, vengo preso in giro dai miei colleghi, perché io da sempre, da quando in realtà ho fatto un po' tutta la gavetta che si può fare, no, in un percorso televisivo, ma per tantissimi anni poi ho fatto l'autore principalmente, no, di tante prime serate. Soprattutto quelle più legate all'informazione, no? Al servizio pubblico. Io sono però sempre stato un agonista da quando ero un semplice autore, che poi gli autori non sono mai semplici, ognuno porta la propria soggettività e hanno un ruolo importante nel lavoro che facciamo, però sono molto attento ai numeri. Sapendo che i numeri non devono essere, diciamo, il faro che illumini il nostro lavoro, ma siccome siamo in un mercato spietato, i numeri fanno la differenza. Allora, io quando vado in giro a parlare della Rai, prima di Rai 1, appunto, ho diretto Rai 3 per 3 anni, adesso sono, appunto, con tutto il mio gruppo a Rai 1 da oltre 2 anni e mezzo. Io la mattina alle 10, quando escono gli ascolti, mi levo gli occhiali perché comincio ad essere un po' vecchio, quindi vedo poco da vicino, devo togliere gli occhiali per vedere bene, e comincio a guardare tutti i numeretti della giornata, un po' come si fa in borsa, della giornata appunto che sta iniziando, e vado a confrontarla con la giornata, diciamo, esattamente simmetrica dell'anno prima.
E questo, di cui sono noto in Rai essere l'unico detentore di questa tecnica, perché la faccio da quando ho 30 anni, è per me un elemento davvero di lettura poi di quello che sta accadendo, perché i numeri possono essere creativi e possono nascondere e anzi far emergere tanti elementi qualitativi e non quantitativi. Allora, Rai secondo me non deve rincorrere il dato d'ascolto, deve rincorrere la qualità, però diciamo le due cose non sono così distanti. Noi oggi siamo a metà maggio quasi, Rai 1 in prima serata raggiunge una media dei primi quasi 5 mesi del 21%, Mediaset è a poco sopra il 15%, quindi quei 5 punti e mezzo di scarto indicano non solo una supremazia industriale, ma indicano anche una scelta di qualità che i telespettatori fanno. Questo grazie a tutti i generi che vengono diciamo poi espressi all'interno di un canale. La grande novità che vorrei raccontare a loro, se qualcuno di loro studia diciamo questa materia o si prepara poi a voler fare questo lavoro appassionato che dà molte occasioni per continuare a imparare sempre, ecco, diciamo anche alla mia età questo è un mestiere che ti permette di continuare a leggere tante cose, di non tanto di aggiornarti ma di guardare molti altri linguaggi. Per esempio, io vengo abbastanza criticato sempre dai miei colleghi, ci vogliamo bene, ma insomma c'è sempre una critica reciproca, che io sono uno dei pochi direttori presenti sui social. E devo dire che nonostante un direttore di Rai 1, piuttosto che adesso che diventerò direttore del prime time del servizio pubblico, dovrei mantenere, no, una distanza da quelli che sono dei contenuti più comuni, no, alla gente comune. Per me i social sono non soltanto perché anche alla nostra età c'è una dose di narcisismo e quindi ogni tanto pubblichi la tua foto, ma sono uno strumento per capire davvero dove stanno andando le persone con cui poi devi lavorare, perché di fatto noi lavoriamo per le persone e quei numeretti di cui parlavo prima per me sono spesso lo specchio della gente che ci guarda. Vorrei raccontare questa esperienza di Rai 1, che dopo i 3 anni di Rai 3, dove io con il mio gruppo abbiamo lavorato a innovare questo canale che era sempre stato diciamo molto legato solo al genere dell'informazione, per cui Rai 3 la si guardava perché si parlava di politica, di attualità, c'era il genere dell'inchiesta. Diciamo io ho voluto invece virarla verso una rete narrativa, ho voluto raccontare la realtà, abbiamo costruito ben 40 titoli nuovi che sarà, diciamo, quando sarò in pensione una delle cose di cui sarò più fiero, perché nonostante fossero andati proprio durante la nostra direzione via i grandi talent della rete, era andato via Fazio, era andato via Alberto Angela, era andata via Milena Gabbanelli, quindi davvero poi sapete bene che un canale si struttura, no, su questi volti che diventano proprio quelli che ti fanno guardare una rete. Nonostante questo noi abbiamo raggiunto una Rai 3 di grandissimo ascolto, ma soprattutto abbiamo creato tanti marchi che evidentemente hanno incrociato il desiderio inferiore della gente di voler essere solo informati, di voler vedere la realtà solo in maniera dicotomica, sinistra, destra, 5 stelle, di voler fare un salto di sguardo verso delle trasmissioni forse più culturali, più di narrazione. Racconto sempre un episodio, perché poi tutto quello che uno fa sbagliando o indovinando diventano elementi che proprio hai costruito tu o hanno costruito le persone che lavorano con te, quindi hai proprio, no, il feedback di quello che è accaduto. Allora, c'è una fascia in televisione che è molto importante per tutto l'investimento pubblicitario, forse è la fascia più importante della televisione generalista, che è la fascia dell'access, è quella che più o meno va
prima della prima serata, su ogni canale va in un orario diverso, su Rai 1 va dalle 20.30 alle 21.30, su Rai 3 va in onda dalle 20 alle 20.40 più o meno. E in questi access c'erano sempre state o trasmissioni politiche, informative, con grandi nomi, non so, mi viene in mente Lucia Annunziata, che Biagi. Insomma, Biagi era Rai 1, eccetera. Noi avevamo un po' colto che la proliferazione di tanti marchi informativi faceva sì che in una serata o in un quotidiano tu potevi avere contemporaneamente, secondo poi l'indirizzo anche ideologico e politico che dominava il marchio che nasceva, no? Quello informativo, però avevi una parcellizzazione d'ascolto, come avviene oggi. Se voi guardate al martedì, su Rai 3 c'è Bianca Berlinguer con Carta Bianca, su Rete 4 c'è un altro informativo, su Italia 1, anzi sulla 7 c'è un altro, e poi ci metti i tematici, quindi c'è questa frammentazione che da una parte è il segnale che poi c'è una libertà, no, di rappresentazione dell'informazione secondo quelli che sono i confini culturali, politici che i vari canali hanno, ma che in realtà quel tipo di sovrapposizione non creava mai una dominanza di un marchio rispetto all'altro e quindi in qualche modo non metteva in luce nulla. Questo accadeva pure nell'Access. Io da sempre osservo con grande passione, ma già da quando avevo l'età dei nostri giovani qui di fronte, la terza età. È diciamo quella dei vecchi, una, o della senescenza, è brutto dire vecchi, è proprio un'area della vita e anche diciamo di tanti linguaggi delle varie arti che mi ha sempre allora lui Andrea Vianello che citavo prima ho sentito parlare di terza età e detto. No, ho detto che tu e Anversa eravate di là perché raccontavo pure di Giovanni e che ho detto che noi dobbiamo, io e Giovanni, la nostra carriera a te, e quindi l'ho detto all'inizio della sezione. E comunque, per esempio, lì contro un po' tutto e tutti, io decisi con un piccolo gruppo di lavoro che devo dire mi divertivano perché erano molto liberi di testa, erano venuti a propormi una cosa nel voler raccontare l'amore degli over 60, no? Mi ricordo ancora tutte i mantra che nascono in televisione, ma i vecchi non guardano i vecchi, ma è una follia, non lo devi fare, eccetera eccetera. Io ostinato invece ho voluto fare questa cosa. Quel programma che si chiamava Non ho l'età, che è andato in onda per un paio d'anni, è stato il programma, diciamo, dell'ultima parte di Rai 3 che ha avuto il maggior risultato di share. Lo vedevo proprio l'altro giorno, arrivando a fare il 7-8 di share spesso in quella fascia, dove davvero era complicato emergere in questo modo. Allora dicevo, Rai 3 permette, e per responsabilità, no, relativa rispetto all'azienda, una maggiore possibilità di innovazione. Andrea Vianello, che è qui, che è stato direttore di Rai 3, mi ha insegnato davvero questa cosa, che diciamo bisogna avere il coraggio di innovare, e sia io che lui innovando abbiamo anche sbagliato, però almeno siamo stati tra i pochi a portare a volte delle cose nuove. Rai 1 è invece la terra dell'immobilità. Mi avevano detto che quando sono arrivato che avrei avuto grandissima libertà di movimento, soprattutto in seconda serata, che è un po' la terra dove si può sperimentare, no? Perché si rischia di meno. E in realtà, diciamo, invece ci si trova davanti a un canale, nel nostro caso è stato tutto complicato anche perché noi siamo arrivati ed è scoppiata la pandemia, quindi immaginate fare Rai 1 con le regole della pandemia, nessun intrattenimento poteva andare in onda, se dovevi fare un talent, non so, musicale, bisognava stare a distanza di 3 metri e non ci potevano essere nello stesso tempo più di 3 persone nello studio insieme al conduttore. Ma soprattutto, per esempio, io avrei voluto riportare quello che è il genere emotainment, che ormai è tutto nelle mani di Maria De Filippi,
Ma in Rai, diversamente che altrove, non ci si poteva ovviamente toccare. Siamo stati molto spesso anche e legittimamente redarguiti, perché a Domenica Inn, dove l'esplosiva Mara ogni tanto con slancio abbracciava qualche suo ospite. Quindi nella diversità di questi due canali, uno molto mosso a poter essere un laboratorio di idee, l'altro lo potrebbe essere, ma è, diciamo, istituzionalmente più bloccato ad avere spesso le stesse facce, a rischiare meno. Cito per esempio uno dei miei flop, che mi ha però insegnato tanto, che peraltro, insomma, io attribuisco a me, perché mi piace prendermi la responsabilità di tutto, ma l'idea non era proprio nata da me. Io arrivo a Rai 1 che era cominciato un dialogo per far passare Alessandro Cattelan, diciamo, in Rai. Io credo che voi Alessandro lo conosciate, perché insomma ha fatto tanta Sky e tanti programmi seguiti da voi. Leggo questo progetto che cominciava a definirsi, che doveva avere una lunga serialità, e io, che insomma sono abbastanza noto per essere saggio, almeno nel lavoro, dico: guarda, io proverei a fare massimo due puntate, perché uno fa un test, soprattutto quando un canale va bene, gode di ottima salute, si possono fare delle cose che magari in ascolto fanno meno, ma almeno provi a fare dei test. Alessandro è arrivato con tutto il suo background, con i suoi linguaggi ovviamente contemporanei rispetto alla platea, ma si è fermato al 12-13%, che per una prima serata di Rai 1 è un valore basso, non un valore tragico, ce ne sono stati tanti altri che sono stati anche più tragici, ma da quell'esperimento ho imparato che davvero, se vai ad abitare una casa, un po' non puoi abbattere tutte le mura, cioè il muro portante che regga l'appartamento di sopra, proprio da un punto di vista strutturale lo devi mantenere. E Alessandro ha avuto molto timore, no, di fare questo salto, di in qualche modo diventare adulto da un punto di vista televisivo, e quindi ha portato solo il suo linguaggio, che è stato riconosciuto solo da una parte. Quindi, il torno alla tua domanda, il voler guardare ai nuovi modelli linguistici, alla, diciamo, tutta realtà digitale, sono degli obiettivi che noi ci dobbiamo porre e che dobbiamo mettere in atto, ma io porto sempre avanti una veramente certezza che ho in testa, perché appunto 30 anni di esperienza mi portano ad averlo verificato, che tu puoi in Rai parlare con questi linguaggi ovviamente ai target più giovani in questo momento e fino ad ora soltanto nelle eventizzazioni. Se tu provi a farlo nella serialità, ovviamente è automatica una risposta di allontanamento della platea, no, tradizionale dei canali Rai, e in qualche modo ti prendi solo talmente una piccola parte che poi accade che tu quel tentativo non lo rifai più, e quindi hai bruciato per sempre una cosa invece necessaria. Torno a Cattelan per dire che Alessandro ha fatto due prime serate assolutamente dignitose col suo linguaggio, non si è voluto sporcare le mani, non ha voluto capire che era sul Rai 1, ma mentre fino a prima della messa in onda, nonostante avessimo contezza che non avrebbe potuto, no, raggiungere immediatamente ascolti record, dopo quelle due puntate quel tipo di linguaggio era diventato, diciamo, il diavolo, bisognava non rifarlo. E allora questo poi produce una confusione non soltanto in chi lavora, ma anche in chi fruisce della TV. Quindi la balance tra digitale e tra tutta la parte che il digitale produce e la generalista è un mix che ancora non funziona, perché è ancora ambivalente,
e andare dall'altra parte sulla TV generalista è ancora molto difficile. E come autore, il creare un nuovo programma, una nuova idea rispetto ai format che possono essere acquistati, hai degli strumenti, al di là della tua esperienza, per dire posso già prevedere dove posso arrivare o comunque il rischio è... Allora, è chiaro che in noi direttori c'è sempre un po' una parte esorcistica. Quando decidi di fare una cosa lo fai un po' per anche esorcizzare il timore, però vi devo dire la verità, tu lo sai se quella roba può andare o non può andare. Vi faccio un ultimo esempio di cui diciamo sono orgoglioso di averlo fatto. Da quando ero arrivato a Rai 1, appunto piena pandemia, tutto in call, quindi io diciamo sono lì da 2 anni ma ho conosciuto forse un 20esimo di tutte le persone che lavorano a Rai 1, che comunque è un grosso canale perché poi tante persone sono ancora in smart working. A Rai 3 noi invece ci conoscevamo tutti ed è un valore aggiunto molto, molto forte anche guardarsi negli occhi, no? Però da appena sono arrivato un mio vice direttore, che non è quello che sta qui, mi ha cominciato a bombardarmi con questa idea che si chiama The Band, che è il programma peraltro che sta andando in onda adesso con Carlo Conti. E ogni volta io finivo la riunione e dicevo non mi convince, è vero che sono qui a Rai 1 da poco, ma io penso che la platea di Rai 1 debba proiettarsi sempre su performance, diciamo, esclusive di una persona, perché la proiezione del pubblico di Rai 1 è one to one. Se io porto le band, che sono dei gruppi allargati, che sono spesso molto giovani, che sono ovviamente portatrici di linguaggi molto lontani dalla platea tradizionale di Rai 1, io ho paura che la gente non si riconosca. È chiaro che poi alcuni tentativi vanno fatti anche per portarti delle piccole quote di pubblico, però per esempio in queste prime puntate i risultati di The Band sono sicuramente inferiori a quelli che diciamo avevamo come obiettivo. Perché? Perché diciamo gli autori in particolare hanno scelto di voler fare proprio un salto e di non voler mettere dentro questo schema uno storytelling che raccontasse un fenomeno, cioè quello per cui in Italia esistono giovani, adulti, donne, uomini che nella vita fanno professioni di un certo tipo e poi però hanno una passione tale per cui la notte se ne vanno a fare le cover nei locali in giro per l'Italia. Non avendo raccontato questo fenomeno, non abbiamo appassionato il pubblico che diciamo ha un'attenzione specifica per il musicale, e nonostante abbiamo dentro quel tipo di talent dei nomi anche molto divertenti e anche abbastanza inusuali per Rai 1, perché abbiamo una giuria con Gianna Nannini, con Carlo Verdone, insomma che non stanno proprio tutti i giorni in TV, ma se la valutazione della performance di quell'intrattenimento è se la band si è fusa bene con gli strumenti, se la parte vocal rispondeva bene alla batteria, i non addetti ai lavori si sono appassionati meno, tant'è che dalla prossima puntata abbiamo aggiustato questo tiro e speriamo che possa dare dei segnali di miglioramento. Allora, tornando alla tua domanda, a parte questa capacità di dire no, ma non andrà bene perché poi ti aspetti il contrario, però questo lo si sa anche nel genere fiction, no? Di cui io comunque mi devo occupare perché è la rete a collocare i prodotti, e quando guardi una fiction anche che in qualche modo è più netta del genere intrattenimento, tu lo capisci se può avere una forza più popolare o meno. Io questa devo dire me la prendo sempre come un po' una medaglia personale. Eravamo in piena pandemia e arrivò la prima puntata di Doc, che è quella con Luca Argentero, eccetera.
In quel momento la direttrice era la straordinaria e più brava collega che abbiamo mai avuto in Rai, Tini Andreatta, che oggi lavora invece a Netflix. E siccome era scoppiato il Covid, proprio Tini Andreatta aveva espresso un legittimo dubbio di dire: ma insomma, mandare in questa fase, no, un medical insomma, che possa terrorizzare ancora di più gli utenti sulla salute, eccetera. Insomma, si creò per una giornata l'idea di rinviarlo al post-Covid. Probabilmente se avessimo seguito quella direzione, oggi Doc non sarebbe ancora andato in onda, perché il Covid ce l'abbiamo avuto fino a 2 mesi fa. E io, che di solito sono una persona abbastanza equilibrata, lo sto diventando meno con la vecchiaia, ma ogni tanto, diciamo, mi arrabbio anche io. In quella riunione fui preso da una forza superiore, quindi superai l'amministratore delegato, il direttore di Rai Fiction, e dissi: Doc deve andare in onda la prossima settimana. Io penso di aver visto questa fiction a lungo e in profondità e sento che ha tante linee direttrici narrative che possano prendere le persone. È stato, diciamo, la fiction di maggiore ascolto che sia stata mai prodotta negli ultimi tempi, no? Con un titolo nuovo, con tante facce nuove. Quindi diciamo che un direttore, quando osa, lo sa che quella cosa che mette in campo può anche floppare. E tornando ai talent, tanti partecipano ai talent convinti un po' che sia il momento di svolta per fare carriera, per diventare... Voi guardate ai talent come, diciamo, bacino di nuove persone a cui da far crescere o comunque coinvolgere e sviluppare? Allora, necessariamente adesso che andiamo in questa nuova direzione, perché spiego a loro, ma saranno informati, fino al 4 giugno la RAI sarà strutturata come è sempre stata nella sua storia dalla nascita, e cioè esisteranno per meno di un mese 3 reti più le reti specializzate, mentre dal 5 giugno sarà applicato il nuovo modello industriale. Il nuovo modello industriale prevede non più dei direttori di rete, ma prevede dei direttori di genere. Quindi, invece di Rai 1, Rai 2 e Rai 3, che per i telespettatori saranno sempre Rai 1, Rai 2 e Rai 3, da un punto di vista organizzativo le reti saranno sostituite dai canali, e il primo canale, il secondo canale, il terzo canale saranno realizzati da più direttori. Ognuno farà la sua parte per il compito che gli è stato dato. Io per esempio mi occuperò solo di intrattenimento della fascia prime time. Questo vuol dire che seguirò le reti a partire dall'access prime time fino alla seconda serata, ma solo dell'intrattenimento. Il mio collega Mario Orfeo, che è il direttore dell'informazione, seguirà l'informazione da mane a sera del genere informazione. Antonio Di Bella seguirà il daytime e quindi seguirà tutto quello che sarà legato alla fascia dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Questo nuovo modello, che era stato già proposto dal precedente amministratore delegato Fabrizio Salini e che è andato in porto invece col nuovo amministratore Carlo Fortes, per noi è un modello davvero rivoluzionario, perché nel bene e nel male, diciamo, la tradizione RAI ha fatto sì che la responsabilità di una rete, ripeto, nel bene e nel male, fosse di una persona e del suo gruppo dalla mattina alla sera. Quindi per l'intrattenimento prime time, torno alla tua domanda, devo necessariamente guardare i talent, li guardo. Guardo tante nuove leve dell'intrattenimento, ma c'è un problema di fondo. Quando a Rai viene chiesto di innovare, ripeto, io sono uno che non si è mai sottratto rispetto alla voglia di innovare, perché Rai 3 l'ho proprio ribaltata portando tantissimi titoli nuovi. Lì lo si poteva fare, la responsabilità era inferiore. Se parliamo per esempio di Rai 1, innovare
significa che se ha innovato, torno al discorso di prima di Cattelan, e però poi il risultato non è stato aderente all'obiettivo che la rete deve avere, tu poi quel talent e quel genere l'hai bruciato per sempre. Anche se lo puoi pensare di spostare su un'altra rete. Rispetto a BBC, no? E rispetto anche, diciamo, ad altri gruppi che hanno una struttura orizzontale invece che verticale, diciamo, c'è davvero una minore attenzione poi all'obiettivo che raggiungi, e quindi probabilmente delle strade di innovazione le puoi portare avanti con serialità, con tempo, se ci credi, facendole crescere. La RAI è troppo in mano alla lettura di persone lontane da questo mondo televisivo, perché diventare televisivi è alla portata di tutti. Può diventare televisivo mio nipote, ma lo è soprattutto il politico di una città di provincia, e questa lettura ingigantita di ogni atto della RAI da organi esterni, che davvero stigmatizzano a volte delle scelte fatte in buona fede, anche con serietà, fanno sì che l'innovazione non sia sempre possibile. E invece il tema dell'edutainment, insomma, la parte, non so, Angela, piuttosto che stamattina c'era Barbara Carfagna sull'innovazione, eccetera, quanta soddisfazione dà, nel senso, facendo pubblico, facendo i numerini con quel tipo di approccio? Allora, questo è un genere che io, diciamo, ho cercato di studiare molto, perché non è un genere che smuove, diciamo, le mie meningi, perché lo trovo abbastanza ancora legato a un obiettivo di erudizione. Io penso che in televisione quello che prevale, soprattutto per chi veicola dei contenuti, è la vis, è la passione, no? È la capacità di avvicinare altre menti a quello che stai dicendo. Allora, io penso che sul piano dei documenti siamo molto, molto, molto antichi. Penso che anche come tecniche di ripresa, quindi non voglio dire che la soluzione deve essere quella cinematografica, nel senso che poi è un genere che costa anche molto, però penso che, per esempio, nella parte documentaristica spesso non arrivano alla TV italiana tante cose che vedo in altre TV europee, perché noi abbiamo questa necessità di una fabulazione quasi didattica del contenuto edu, che secondo me è un modello che ha fatto abbastanza il suo tempo. Se bisogna osare, bisogna, secondo me, per esempio, nelle TV tematiche, che sono anche abbastanza in crisi, nelle specializzate, fare dei programmi, diciamo, omogenei. Io penso che con una diffusione, per esempio, documentaristica da mane a sera, a un certo punto il documentario anche in televisione può trovare un suo modo. Quindi c'è una dignità, no? di diventare un genere importante, mentre lo si relega in orari notturni, perché ovviamente nei canali RAI non fa ascolto. Ma BBC tutto questo problema non ce l'ha tanto, e infatti i documentari sono pane per gli inglesi. Credo ovviamente, come ho detto all'inizio, che i numeri per il nostro lavoro sono fondamentali, e quindi io tutte le mattine, anche quando non farò più questo lavoro, continuerò ad esaminare il giorno che inizio a Viale Mazzini con il giorno simmetrico dell'anno prima, perché i numeri sono dei grandi indicatori. Però sulla parte edu siamo vecchi, lo penso.
aggiungo anche il turismo, nel senso io mi occupo di turismo e anche siamo un po' fermi a Sereno Variabile, a quella formula un po'. No, allora sul turismo in realtà io ho imparato tante cose stando a Rai 1, perché Rai 1 ha strutturato da molti anni tutta la parte divulgativa legata, diciamo, alle risorse, alla bellezza e anche al turismo attraverso delle linee. Ogni linea ha un colore. La montagna è bianca, la linea verde è quella che va la domenica e ci racconta invece, diciamo, il territorio capillarmente, mettendo un po' insieme questo genere mixology dell'ecogastronomia con invece l'abbazia, insomma, tutta questa roba qui. Sicuramente alcuni, devo riconoscere, marchi hanno raggiunto un maggiore livello visual, perché adesso con l'uso dei droni e tutta la strumentazione che si ha, insomma, hanno un livello buono di visual. Sul fronte dei contenuti siamo un po' cheap. E non pensi, non volevo farti questa domanda, giuro, però rispetto alla realtà virtuale, realtà aumentata, cioè di come la fruizione dei beni culturali, il paesaggio, eccetera, si vada in quella direzione, piace o non piace, insomma, nel senso gli investimenti saranno molto forti, che non ci sia stato ancora un merging tra tutto il patrimonio di contenuti che è stato prodotto negli anni e l'esperienza, e invece la fruizione poi museale piuttosto che altre forme, che sempre più si ibridizza, un po' digitale, un po' reale. Su quello infatti siamo ancora molto lontani, è vero. Guarda, devo necessariamente, non a difesa della RAI, che comunque adesso io sto con te tirando fuori la parte critica, che è una parte oggettiva che deve, no, aiutarci tutti a fare meglio. C'è un problema anche di costi, nel senso che l'azienda ha dovuto negli ultimi anni rivedere fortemente i budget. Io che mi occupo adesso, in questo tempo, andrò ad occuparmi dell'intrattenimento. Io oggi faccio una puntata di intrattenimento qualsiasi, parlo di Rai 1, ad un costo che 10 anni fa era esattamente il doppio. Questo significa che diciamo, mentre non si è abbassato il mercato, mi stava venendo delle vacche, deve essere un lapsus abbastanza interessante, no, però mentre non si è abbassato il mercato esterno, per cui diciamo tutti i protagonisti di altre arti, no, del cinema, dello sport, pensano sempre che Mamma Rai debba in qualche modo garantirgli dei compensi per poter partecipare a qualsiasi operazione. Dall'altra parte l'azienda è un'azienda con migliaia e migliaia di dipendenti che ha visto i propri budget scendere vorticosamente. Non è vero che in alcuni generi, avendo meno soldi, puoi far bene, non è vero. È vero che ci sono tante spese inutili, però è vero che anche su i modelli di ripresa, la realtà aumentata, per esempio, adesso è diventata abbastanza comune in alcuni nostri programmi. Io per esempio la portai nello spazio di Gramellini a Rai 3, ma quando la porti dentro sai che ha un impatto economico abbastanza serio. C'è anche un altro problema aziendale, che quando tu hai 16.000 dipendenti e diciamo alcune tecniche le devi portare dentro, come dire, il tema centrale di tutte le aziende, soprattutto che hanno questa leadership, no, com'è Rai, al centro di tutto c'è davvero l'asset delle risorse umane. Se non si lavora su quello, rendendo più dutti
utili, no? Le professionalità. Si entra in Rai a 25 anni, vai via a 65. Non è facile per tanti cinquantenni acquisire nuove tecniche, ma non è neanche tanto possibile acquisire nuove professionalità che siano specializzate in quelle tecniche. Quindi io penso che, come in ambito editoriale, non parlo di quello giornalistico, parlo del campo proprio creativo, editoriale, così nel campo tecnologico, Orrai decide di far entrare un nuovo mondo proprio fisico di teste nuove che possano portare, no, davvero un altro modo, o il rischio è di avvicinarci al contemporaneo ma di non diventarlo mai. Le regole di accesso, però, penso che siano, le regole di accesso al lavoro in Rai penso siano molto difficili, no? In qualche... Guarda, in Rai ultimamente, negli ultimi anni, c'è stata una riapertura alla parte giornalistica, sono stati fatti dei concorsi, sono stati assunti tanti giovani, sono stati in realtà assunti anche tanti colleghi che facevano un lavoro giornalistico e che quindi a un certo punto gli è stato riconosciuto il lavoro e sono entrati. Ma quando entri in azienda che hai 45 anni non è la stessa cosa di quando entri in azienda a 26, no? Io penso che, per esempio, la Rai, che per fortuna ha la leadership netta negli ascolti e anche in tante cose bellissime che fa, io dovunque vado parlo della capacità delle maestranze Rai. Adesso sono dentro il meccanismo folle di Eurovision e vedere all'opera tutti i nostri colleghi che si occupano di fotografia, che si occupano veramente, no, dell'audio, cioè abbiamo delle professionalità pazzesche. Resta che, secondo me, sul fronte editoriale, se io oggi fossi l'amministratore delegato della Rai, sapendo che non è facile farlo, che non è facile dirlo, non continuerei ad assumere in ambito giornalistico, mi fermerei e comincerei ad assumere sul fronte creativo. Ecco, su questa affermazione, se avete qualche domanda, forse magari potrebbe essere il momento, visto che, non so, ci siamo quasi. Ah, ecco. Buonasera, vorrei chiederle, quando ci sono dei contenuti creativi, vengono contattate le persone che li creano, oppure a volte i contenuti passano ma le persone non vengono riconosciute? Le proposte televisive? Le proposte a livello di bozze, manoscritti, che poi possono anche diventare proposte televisive. Allora, guarda, io racconto sempre la verità, nel senso che, allora, quando ero a Rai 3, nonostante Rai 3 non sia una rete facile, per molti versi è una rete più complessa di Rai 1, perché quando ti occupi di informazione, di inchiesta, devi fare un lavoro anche come direttore molto accorto. Ti faccio l'esempio: io passavo 2 giorni a settimana nella redazione di Report, perché la responsabilità dell'emissione di quella puntata poi era anche mia, no? Rai 1 per questi aspetti è anche più facile, no? Perché dietro il controllo di un grande intrattenimento devi controllare che la scaletta funzioni, che l'ospite che hai scelto sia congruo con quello che devi raccontare. Allora, a Rai 3 io riuscivo ad essere davvero molto puntuale nel rispondere a tutti e ho ricevuto anche tante persone che non avevano mai avuto a che fare con Rai e che facevano un mestiere editoriale fuori dalla Rai. In qualche occasione è nato anche qualche progetto che poi è andato in onda. A Rai 1, con grande sincerità, ti dico che mi scrivono tanti giovani autori e non è facile trovare una risposta, perché intanto fare nuovi contratti di collaborazione legati alle idee, no, che le persone ti presentano, non è possibile, nel senso che
in questo ultimo tempo è stato dato uno stop a nuove collaborazioni, sempre per un motivo diciamo legato al diritto del lavoro, perché poi tutti noi, chiunque incontrerai della RAI prima di essere assunto in RAI, abbiamo decenni di precariato. Io sono stato assunto come Serena Bortone, che vedo seduta qui, Giovanna non lo so, ma insomma penso che quasi tutti noi abbiamo avuto decenni di precariato. L'azienda ha dovuto mettere uno stop, e quindi se tu mi proponi una cosa può essere una bellissima idea, ma io oggi ti devo dire con schiettezza che non ti potrei fare un contratto di collaborazione, perché non me lo approverebbero. Ringraziava per la risposta. Non mi riferivo a questo, però grazie comunque della risposta. Io mi riferivo al riconoscimento del diritto d'autore. Allora, il diritto d'autore ovviamente è molto regolamentato, noi abbiamo un ufficio legale molto attento e che proprio sui diritti dei format originali ha una struttura abbastanza funzionante. Dipende molto dal canale dove lavori, cioè io a Rai 3 ho preso idee del singolo autore, le ho trasformate in format e sono diventati programmi televisivi. A Rai 1 la tradizione è che a prevalere siano le società di produzione, detentrici di format, spesso pay per format, spesso non pay per format, ma che in qualche modo hanno anche una struttura, diciamo non soltanto editoriale, ma anche noi lo chiamiamo del sotto la linea, della parte produttiva, che garantisce una maggiore sicurezza del prodotto, perché l'intrattenimento richiede moltissime professionalità e nell'intrattenimento, per assurdo, nel genere intrattenimento non lavorano tante persone in RAI, quindi è uno dei generi dove lavora una popolazione inferiore. Grazie, penso che staremo qui ore, però grazie.